non dobbiamo dimenticarci che il Natale praticamente è un momento per direi stare di fronte al presepio e quindi direi pensare che il figlio di Dio è venuto in mezzo a noi, quindi il presepio è il popolo cristiano, da San Francesco particolarmente, diciamo, medita su questo grande evento che entra nella storia proprio attraverso il presepio. Non volevamo fare l'errore che si sta commettendo un po' da tutte le parti, quello di rimanere su un aspetto piuttosto consumistico del Natale. Abbiamo visto la pubblicità della Kinder che pubblicizza il calendario dell'Avvento aspettando il Babbo Natale. E io sono rimasta un po' così, ma aspettiamo Babbo Natale o aspettiamo Gesù Bambino? E anche ai nostri bambini, che gli vogliamo insegnare, il Natale, il Babbo Natale o a Gesù Bambino? E allora abbiamo pensato appunto di fare questa mostra di presepi. Poi abbiamo pensato proprio a San Nicola, perché è il vero Babbo Natale, San Nicola. Cioè, chi è Babbo Natale? Nicolaus è San Nicola, quindi perché non farla qui, la mostra dei presepi, e poi soprattutto per riappropriarci anche di questo spazio che è tanta parte della nostra cultura, che è tanta parte del nostro patrimonio storico e artistico, e quindi anche questo mettere un po' in mostra, offrire anche questo ai visitatori che vengono a Genazzano, e quindi mostrare tutto il nostro patrimonio culturale. Questi presepi appunto sono espressione del genio e dell'artigianato di Genazzano e dei genazzanesi. C'è per esempio il presepe di Martina Ronzani, che ha fatto tutto lei da sola all'interno di un cesto, anche un po' per ricordare la nostra tradizione, che è comunque vocazione contadina. Poi c'è tutti i presepi realizzati dalla scuola elementare, che sono bellissimi e particolari, fatti tutti con materiali diversi. Il presepe di Bruno Mosca, che nella stessa tradizione contadina ha voluto riprendere proprio l'uso del tappo, della bottiglia, quindi questi tappi di sughero, vedete come li ha riusati in maniera molto creativa, molto bella. Poi c'è il presepe dei bimbi del catechismo, il presepe di Brancaleone, che è realizzato con i costumi sia di Brancaleone e in concomitanza le due confraterni, Brancaleone e le due associazioni. Brancaleone è il Sacro Cuore, perché comunque anche gli abiti dei personaggi della Natività sono quelli della processione del Sacro Cuore, la confraternita della Santissima Trinità, che da poco è risorta, anche questa faceva parte della nostra tradizione culturale, qui a Genazzano si era un po' persa, e un po' di giovani le hanno ridato vita riproponendo il pellegrinaggio a piedi da Genazzano fino a Valle Pietra alla Santissima Trinità, e loro ci hanno proposto questo presepe che presenta proprio la Natività presso il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, col famoso spoglio dietro sulle spalle, e poi il bellissimo presepe dell'Istituto Bull, che mostra proprio una creatività esagerata, ha preso tutta una cappella. Tra i tanti presepi, chiudo su questo, mi permetto di aggiungere solo una cosa a quello che ha detto Cinzia, ce n'è uno in più, che non abbiamo messo qua, che non abbiamo potuto spostare perché sarebbe stato davvero molto complicato, ma all'interno del nostro Museo dell'Infiorato ormai da anni c'è quello che era un presepe, perché quelli erano i vari pezzi che Don Marcello utilizzava per fare i suoi presepi. Quando ancora era in vita ce li ha donati e siamo riusciti, grazie sempre al Bull che ha fatto un'opera di... Ah, ecco, vedo anche Giorgio, non l'avevo visto, lo saluto, il preside del Bull. E grazie al Bull appunto, che fece una bella opera di riassemblamento, praticamente oggi abbiamo trasformato quello che erano delle piccole parti di Genazzano di presepi, abbiamo ritrasformato in un intero plastico di Genazzano, quindi oggi non appare come un presepe, ma quel plastico che vedete all'interno del Museo dell'Infiorata, che rappresenta nella sua straordinaria bellezza tutto il nostro centro storico, sono tanti presepi che Don Marcello nel corso di questi anni aveva fatto a Genazzano o a San Vito. Una comunità nel corso dei secoli ha scelto poi dei santi più congeniali di altri a cui si è riferita e li ha eletti patroni, principali o secondari, come nel nostro caso di San Nicola.